Tra commozione e testimonianze si è svolta nell'aula della legalità Erometta una delle quattro tappe dell'evento Una settimana per Graziella, organizzata dall'associazione Orizzonte Comune. L'importante è raccontare, ricordare, riflettere insieme su quello che è accaduto a Graziella Campagna il 12 dicembre dell'85. È importante anche analizzare il contesto, come è uscito fuori dagli interventi di tutti gli altri, e noi crediamo che il tutto contribuisca a custodire la memoria. Graziella vive: dove non arriva la giustizia arriva la memoria. È stata questa la frase che ha fatto da filo conduttore all'evento, che si è aperto con la proiezione del monologo Al posto giusto, diretto dal regista Carmelo Formica e con Silvana Formica nel ruolo di Graziella Campagna. Al dibattito finale hanno partecipato l'ex procuratore generale di Messina Marcello Minasi, Tiziana Tracuzzi, referente regionale Libera Sicilia, il sindaco di Erometta Nicola Merlino e i fratelli Campagna. Sicuramente quello che Libera porta avanti è un percorso collettivo fatto da tante associazioni, scuole, cooperative sociali e anche istituzioni. È un lavoro di rete, quella rete che collega, non quella che cattura, ed è un lavoro che viene portato avanti nei territori, sempre avendo presente comunque la memoria come punto di partenza. Era una giustizia ad ostacoli. Doveva vincere mille ostacoli che le pongono quelli che non hanno interesse a che funzioni. Però in qualche maniera a macchia di leopardo esisteva la giustizia. Spesso quando si tratta di omicidi di mafiosi, i primi a fare le condoglianze ai parenti della vittima sono i mandanti dell'omicidio, per cui quando si tratta di fenomeni così ampi che sono incuneati in tantissimi posti della vita di tutti i giorni della nostra società, bisogna cercare di eliminare quelle zone grigie e far sì che la società civile sia attenta a che non vi sia un'ulteriore involuzione che porterebbe ulteriori elementi di difficoltà alla nostra reale libertà di uomini che vive il nostro tempo. Tanti gli spunti di riflessione su un caso che il 12 dicembre del 1985 ha colpito l'intera comunità e che grazie ai fratelli Pasquale e Pietro Campagna, che si battono per avere giustizia, Graziella continua a vivere. Parlare di Graziella stasera è stato una serata che ricorderò per tutta la vita. Stasera abbiamo visto in questo monologo raccontare la vita di Graziella, chi era Graziella, quali erano i suoi sogni, il futuro che Graziella si aspettava, quello che la mafia gli ha impedito. E conoscere la vita di Graziella per i nostri futuri giovani è importante. Poi c'è la fase giudiziaria, quella che ancora ci fa purtroppo tanto male. Quest'anno abbiamo saputo del rilascio in semilibertà di Giovanni Sutera, abbiamo sentito purtroppo rispondere a un'interrogazione parlamentare il vicepresidente Sisto dire che lui ha fatto già 36 anni di galera, e dire che praticamente non ci sono i presupposti per un'ispezione. Questo è disarmante per la giustizia, però c'è la memoria, quella fatta dai tanti ragazzi nelle scuole, dai tanti sindaci. Uno di questi è Nicola Merlino, dove praticamente hanno a cuore la memoria, la legalità, e combattono tutti i giorni accanto a noi. Noi vorremmo un'Italia che fosse più sicura nella giustizia, che faccia i fatti e che purtroppo le persone che uccidono non vengono rilasciate così semplicemente.